Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Care anime incarnate, per dividerci e metterci l'un contro l'altro armati, all'inizio ci hanno fatto credere nelle religioni, che ancora oggi continuano a crescere in numero, scindendosi e staccandosi dalle precedenti, ma prendendo sempre esempio da quella in cui i credenti si erano prostrati prima di disgregarsi. Oggi, anno domini 2022, le religioni nel mondo sono più di 10.000, di cui 2,3 miliardi credono nel cristianesimo, 1,8 miliardi credono nell'islam, 1,2 miliardi non credono nella religione, più di un miliardo sono induisti, 500 milioni credono in Buddha, eccetera, eccetera, eccetera. Prima ho detto anno domini 2022, perché abbiamo appena constatato che la religione più massiccia è il cristianesimo. Usano la Bibbia come testo sacro di riferimento e non a caso tutte le altre religioni fanno riferimento all'anno di fondazione del cristianesimo, o meglio, della nascita, si dice, di Gesù. Facciamo alcuni esempi. Islam, la grande religione monoteistica fondata in Arabia nel VII secolo da Maometto, VII secolo dalla nascita di Cristo. Ebraismo, risalirebbe intorno al XVIII secolo avanti Cristo. Buddismo inizia nel VI secolo prima di Cristo. E quasi tutte le religioni, a parte il calendario islamico, come riferimento usano l'anno domini. Sarà un caso? Ma il punto non è questo, bensì la Bibbia. Quante Bibbie esistono? Tanto per cominciare, la Bibbia è stata tradotta in più di 2.000 lingue. E le lingue cambiano nel tempo. Ma la cosa più straordinaria, come abbiamo visto nei diversi video versetti che trovate su Indice Alfabetico, è che sono tradotte in modo completamente diverso su alcuni passaggi importanti. Dove ogni gruppo di credenti usano testi che riportano voci differenti, se non contrapposte. E ogni gruppo di questi credenti crede fermamente solo ed unicamente alla propria versione, rigettando a priori le altre, senza nemmeno essere in grado di fare un confronto, oltre a credere a quello che altri uomini hanno deciso di come tradurre da traduzioni già esistenti. Ma non è questa la tematica, cari credenti, ma di prendere coscienza di quante versioni della Bibbia esistono solo in italiano. Guardate qui. Ne ho contate più di 35 e guai a voi toccare o far notare divergenze di qualsiasi versetto a qualsiasi credente, perché vi assale come un forsennato. Ora, riuscite a capire la divisione che esiste solo fra i credenti di Gesù grazie a questo libro? Provate a moltiplicare tutti questi credenti con tutti i credenti delle altre religioni, dove ogni credente, come i cristiani, afferma che il suo Dio è quello vero. Care anime incarnate, vi hanno abbindolate se credete ancora alla carta di questi libri.
servono solo a coltivare il credo, non la spiritualità dell'amore e delle altre anime libere di vibrare e comunicare senza bisogno di credo su carta. Poi sono arrivati i film che hanno iniziato ad inseminare il credo nel globo. Tutte le industrie cinematografiche all'inizio dei film proiettavano e continuano a proiettare l'immagine del globo rotante. Poi nel giro di qualche decennio lo stesso hanno fatto con la televisione e lo stanno facendo tutti i giorni, attraverso tutti i media. E questo globo dove si trova? Nello spazio. Meglio, nel presunto spazio. Ma è proprio questo credo che allontana le anime incarnate dalla loro vera missione di crescita, per arrivare a credere di essere un puntino sperduto nel grande universo, scoppiato quando? Col Big Bang, dalla teoria di un gesuita, da Georges Lemaître, insieme ad Einstein e compagnia bella. Questa pagina è del 29 febbraio 1932. Eppure esistono in rete le testate giornalistiche che hanno pubblicato notizie dove fino al 1926 negli istituti scolastici voliva si insegnava la terra piana. Oppure, come vedete qui, veniva messo in prigione perché insegnava a scuola che il mondo era tondo. E le domande di assunzioni scolastiche, dove agli insegnanti veniva chiesto se a scuola sapevano insegnare la terra piana o a globo. Tutte queste ricerche le trovate su Indice Alfabetico cercando le voci che avete appena visto in sovraimpressione, color arancione. Ve le rielenco adesso. È facile far credere, specialmente con la costante ripetizione per indurre ad un pensiero unico. Basta semplicemente mettere in atto una bella scuola dell'obbligo dove, grazie alle immagini dello spazio, si può indottrinare senza che possa sorgere alcun dubbio, senza alcuna possibilità di ricerca, senza alcuna possibilità di verifica. Vi faccio un semplice esempio. Eratostene viene ancora oggi studiato e usato per diffondere, attraverso la scuola dell'obbligo fin da piccini, il credo nel globo con la misurazione dell'angolo d'ombra del sole, quando non si conosceva né la distanza del sole, che da allora è cambiata almeno 5 volte nella storia, senza avere alcuna possibilità di misurazione delle distanze, senza la possibilità di misurare attentamente il tempo. Divertitevi semplicemente con la ricerca sulla misurazione degli stadi che trovate sempre su Indice Alfabetico. Che poi di Eratostene non esiste nemmeno una pagina, ma solo una trentina di frammenti. Quindi basta poco. Non serve più la conoscenza con le ricerche personali, attraverso i test, attraverso le repliche degli esperimenti, no. Basta solo il sistema di diffusione attraverso i media. E si riesce con l'anticipazione dei film a far credere anche che un semplice raffreddore sia un. Si insegna che le teorie sono leggi, ma solo quelle che vogliono, perché, sempre per fare un esempio, le teorie delle scie chimiche non si insegnano a scuola, o meglio, sono rigettate come le teorie dei complotti lunari, eppure. E per chiudere, gustatevi questa news con i sottotitoli che già induce ad un pensiero collettivo. Non dimenticate che il pensiero crea. What are we observing? I do not have an explanation for what this specific object is. And is this a situation where it was observed by the pilot and it was also recorded by the aircraft's instruments? We'll talk about the multi-sensor part in a later session. Well, John, this is a very big day. I mean, the chairman of the House Intelligence Committee describes this as one of the great mysteries of our time. And it's a big day for all of these people who have spent so many years pushing for more transparency into this topic, but especially for those Navy pilots who actually saw these things with their own eyes. 7 years after Navy pilots spotted this unexplained object off the Atlantic coast. There's a thing. It's rotating.
Top Pentagon officials will be grilled by members of a House Intelligence Subcommittee. The first public hearing on UFOs or UAPs, unidentified aerial phenomena, in more than half a century. Non pensate che stanno cercando di forzare un nuovo credo? Il credo di una invasione aliena? Una volta che c'è il credo, basta poco per metterlo in scena. Ed una volta testato, quante persone, e dico persone non anime, iniziano a credere, con i mezzi a disposizione oggigiorno la gente crede, senza alcun dubbio, perché non è più in grado di distinguere le cose reali da quelle ingannevoli dello schermo. Non ha mai vissuto la realtà della natura, ma solo l'illusione di immagini e di speranze indotte. Ma come possono creare questo scenario? Facile. Basta semplicemente un fascio al plasma proiettato sullo strato creato dalle scie chimiche. Le immagini che abbiamo appena visto risalgono ad una decina di anni fa, non sono reali, non sono attuali. Non sono nemmeno ad alta definizione, i colori non sono nemmeno quelli che le fotocamere attuali sono in grado di registrare e chiunque lavora con la grafica in pochi secondi è in grado di creare cose migliori. Attualmente, dopo una notizia del genere, il 90% delle persone scatta su Facebook ed inizia a postare a pappagallo le stesse identiche notizie e si inizia ad aver paura, eccetera, eccetera. Credono nelle cose senza senso e chi controlla le notizie controlla anche le emozioni. Su questo canale mi sono espresso già parecchie volte sul risultato di queste operazioni. Una volta convinti, non c'è più alcuna via d'uscita. Per l'ennesima volta invito a spegnere tutto, non solo il televisore. E smettete di chiedere come fare. E smettete di chiedere cosa fare. Avete osservato come fanno gli uccelli in cielo? Si preoccupano per il domani? No, voi sì. Hanno smesso di cinquettare felici? No, voi sì. Stanno e vivono ancora insieme? Sì, voi no. Voi siete isolati. Siete soli davanti ai device e lontani dalle altre anime incarnate in movimento.